L'Asti vuole rialzarsi subito dopo la sconfitta di gara 1 che ha interrotto una striscia di 14 risultati consecutivi in campionato per non uscire prematuramente di scena dopo aver vinto la regular season. La Cogianco cerca invece il quinto risultato utile e consecutivo per far registrare la sorpresa più clamorosa di questi playoff e stromettere appunto la testa di serie numero 1 e volare in semifinale. L'Asti sicuramente deve vincere la sindrome da playoff, sono anni che vince la regular season e poi regolarmente non riesce ad andare avanti nei playoff. Squadre che stanno per entrare in campo, vedete la quaterna arbitrale, dirige Ettore Quarti di Imperia, secondo arbitro Vincenzo Francese di Battipaglia, terzo arbitro Carlo Adilardi di Collegno e il cronometrista Chiara Perona della sezione arbitrale di Biella. Con un pressing ultra offensivo, vediamo anche l'atteggiamento del attenzione. Crema se ne va via molto bene sull'auto di sinistra, poi la sua conclusione respinta da Molitierno, rimessa laterale in zona d'attacco per l'Asti. Stiamo rivedendo l'ottimo spunto da parte di Crema che è un ex peraltro, con Baciega, poi batte la rimessa laterale, scambia con Bertoni, De Oliveira, palla che non passa. E viene altra parte a sinistra Bocao che è un gran tiratore, si allontana a Folladore, parte Ramon, incrocio dei pali con deviazione da parte di Molitierno e dunque corner per l'Asti. Lo stiamo rivedendo con Marco Spoletini, è stato Molitierno a deviare il pallone sull'incrocio. Ramon vuole il destro, Ramon, la respinta di Molitierno che non blocca, poi Tobe va a murare su De Oliveira, c'è calcio d'angolo per l'Asti all'ottavo minuto. Stiamo rivedendo Crema per Scimanghigno. Scimanghigno al centro, non ci arriva e non ci crede soprattutto. Fatto scienza, ma incassato senza colpo ferire. Vuole concentrarsi più che altro sulla partita. L'ex giocatore della Cogianco, qui Ruben, non ci arriva per un soffio. Scigliano sul pallone. Ovviamente non può giocare per il pareggio, per lo 0-0. Qui Romano per De Oliveira. Lui stesso all'indirizzo di De Oliveira. Palla intercettata da Vieira. Scigliano. Finte di Scigliano che poi va alla conclusione dopo il gioco di gambe con il sinistro. Luisinho fermato da Romano, molto bene Romano, va lui alla conclusione, Molitierno. Ancora un grande del Cogianco in questo primo tempo per De Oliveira. Si è girato De Oliveira, vuole il destro, palla ancora di poco al lato, alla destra di Molitierno. È bellissima proprio questa immagine, Molitierno è andato a spaccare. Ruben sul secondo palo, c'è Luisinho, Ruben è fermato da Crema, De Oliveira, numero, poi Crema, De Oliveira, palla sul fondo, questa era un'ottima situazione, si è un po' persa la squadra, attenzione qui. Scimanghigno, il gol da parte di Crema sull'asse, Scimanghigno, Crema, il gol dell'Ettore. Stava un po' crollando la fase difensiva, qui abbiamo visto Tobbe in netto ritardo, Ruben non riesce ad anticipare Crema che è davanti, si getta in scivolata ma non può fare. De Oliveira, il destro di De Oliveira, Molitierno in calcio d'angolo. Molitierno ancora super bravo. Secondi al termine del primo tempo, Bertoni dentro l'autorete, stavolta non ci sono dubbi da parte di Ruben, 2-0 Asti. Nessuno da marcare perché il corpo è rivolto verso la porta. 2-0 sarebbe clamoroso se anche il primo gol fosse stato di... Attenzione, qui si divora il 3-0, Bertoni, se anche dentro arriva, suona la sirena del primo tempo, si va dunque negli spogliatoi con l'Asti in vantaggio 2-0. Noi prendiamo un attimo la linea perché qua si accende una mezzarissima. Il tattico della Cogianco. Che stacco imperioso. L'ora per Scimanghigno che si gira, va alla conclusione deviata da Molitierno. Luisinho, arriva Urio, la conclusione deviata, la rovesciata da parte di Pulvirenti, colpisce l'esterno della rete. Azione di Pulvirenti, esterno della rete. La conclusione di Vieira, poi attenzione grande. Lucia, i giovani qui, bella giocata qui. Romano torna molto bene da Crema, grande palla di Romano e gran gol
di Crema, doppietta per lui, doppietta dell'ex all'ottavo minuto, 7:13 sul crono. E l'ha trovato, grandissimo gol e grande qualità nell'impostazione della giocata da parte dell'Astro. Eh sì, grande palla davvero di... Poi va dall'altra parte da Luisinho, fermato da Bertoni. Bertoni a porta vuota, realizza il 4. La chiude qui, o meglio chiude qui gara 2 e allunga la serie alla bella. Palla dentro per Nora sull'assist di Romano. Dunque due assist per Sergio Romano. Arriva ora la sirena, finisce 5-0 per l'Asti, gol di Crema, l'autorete di Ruben, poi ancora Crema, Bertoni e Nora. E dunque l'Asti raddrizza. Credo che sia molto, molto bella questa gara 3, perché la Coggianco recupererà dal punto di vista fisico e mentale, l'Asti a quel punto dovrà provare a giocare una partita diversa. Ora premieremo il migliore in campo.